Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle, grazie per essere qui con noi a 6 su Radio 1. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Toninelli, allora io rivolgo subito la prima domanda che ho fatto anche a Rampelli di Fratelli d'Italia. Se servissero a vincere le elezioni di Ostia domenica, i 6.000 voti di Casa Pound, li accettereste? No, non accettiamo i voti di Casa Pound, non accettiamo, ma soprattutto anche perché non sono i voti di Casa Pound. Chi ha votato Casa Pound dovrebbe guardare la vicinanza, diciamo, del leader, chiamiamo così, ad Ostia di Casa Pound, del leader di Casa Pound, con gli Spada. Girano sui social e penso siano andate anche sui giornali fotografie di baci ed abbracci tra esponenti, candidati di Casa Pound e lo stesso Roberto Spada, quel delinquente che tutti abbiamo visto aver dato quell'oscena e violenta testata al giornalista di Nemo. Quindi non è accettabile questa vicinanza personale, significa una vicinanza di intenti. Ostia è oramai da anni in balia della criminalità, perché è da anni che è stata abbandonata dallo Stato, 2 anni di scioglimento per mafia hanno reso Ostia una città ingestibile. Noi ci stiamo come amministrazione, amministriamo Roma, Ostia però non l'amministriamo direttamente perché è quasi da 2 anni sciolta. Sa che stiamo mettendo da mesi e mesi nuovi cassonetti perché anche i rifiuti venivano mal gestiti e ce li stanno incendiando quotidianamente con atti intimidatori nei nostri confronti. Andiamo avanti. Insomma, comunque Toninelli, per sintetizzare, ecco, non si può essere né di destra né di sinistra, come dite voi del movimento, ma essere antifascisti? Bisogna essere antifascisti, bisogna essere onesti, bisogna essere persone di buon senso. Oggi la famiglia Spade e altre famiglie ad Ostia si erano sostituite allo Stato, davano lavoro alla gente, permettevano di occupare case popolari. Sa dov'è la dimostrazione di quello che dico? Quando è stato arrestato il delinquente Roberto Spada, la gente fischiava i carabinieri invece di applaudirli, perché si è ribaltato lo Stato. E Ostia non è unica in Italia, ci sono altre realtà, ma poi andiamo a vedere le responsabilità. Le responsabilità sono di un'assenza dello Stato che non investe più in quella funzione costituzionale della sicurezza per i cittadini. Sai che mancano 50.000 unità di forze dell'ordine in Italia? Siamo felici che fuori dai seggi il ministro Minniti si sia svegliato ed abbia detto di mettere anche agenti in borghese. Molto chiaro. Ministro Minniti, no, velocissimamente, perché questo è importante. Noi 2 mesi fa abbiamo chiesto l'intervento dell'OSCE, cioè quell'organizzazione internazionale sulla cooperazione e sicurezza pubblica nei paesi, per monitorare i seggi. Ci hanno detto che non era che eravamo esagerati e si è visto come eravamo esagerati. Benissimo, Toninelli, l'ultima domanda le volevo fare in chiusura, rivolgere la questione che riguarda invece Fabrizio Lagaipa, il candidato Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana, primo dei non eletti ad Agrigento, accusato di estorsione. I vostri deputati siciliani hanno dichiarato: ci erano arrivate segnalazioni, ma dai documenti che ci erano stati forniti non era emerso nulla. Ma c'è un problema di selezione della classe dirigente anche all'interno del vostro movimento? Allora, prima di tutto l'abbiamo sospeso a distanza di 20 minuti dalla notizia uscita sulla stampa del suo arresto. I documenti penali che noi chiediamo a tutti i candidati, e sottolineo noi perché gli altri non lo fanno, quindi casellario giudiziale e certificato penale, erano intonsi, non c'era scritto nulla. Quello che le dico è: noi non abbiamo la certezza al 100% che ci siano dei farabutti che cerchino di salire sul carro del vincitore del Movimento 5 Stelle, ma diamo ai cittadini la certezza che se qualcuno di questi sale lo cacciamo immediatamente. Mi viene da dire ahimè, perché oggi non succede negli altri partiti e la Sicilia oggi ha una maggioranza di centrodestra tenuta in piedi per una persona che è un indagato, un arrestato. Ci sono situazioni drammatiche, loro sono dentro il consiglio regionale dell'Assemblea siciliana, noi non è stato eletto e l'abbiamo cacciato immediatamente. È una questione di moralità della politica prima di legalità. Benissimo, allora io ringrazio Danilo Toninelli, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.